Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi scuso con voi che vi ho fatto aspettare, infatti qualcuno di voi mi ha detto a quando il prossimo video? Infatti vi chiedo scusa perché sì, avete ragione, ovviamente volete vedere nuovi video, quindi cercherò di avere il tempo anche per registrare nuovi video, nonostante i vari impegni che ho. Allora, il video di oggi tratterà sulle domande. Io praticamente ho salvato 30 domande alle quali dovrò rispondere, tipo un ahimai, però non è un ahimai, non so se ci siamo capiti. Domanda numero 1. A che età hai dato il tuo primo bacio? A 25 anni. Sì, perché prima non avevo avuto altre storie d'amore, quindi a 25 anni. Domanda numero 2. A che età sei andata la prima volta all'estero? Avevo 16 anni. Domanda numero 3. A che età ti sei diplomata? Mi sono diplomata a 20 anni, sì, un anno di ritardo perché praticamente quando andavo a scuola, alle medie, un anno non ero stata bene, quindi ho dovuto ripetere l'anno. Domanda numero 4. Come hai scoperto di avere mutismo selettivo? Ragazzi, c'ho un padre psicologo, quindi ovvio come l'ho scoperto, grazie a mio padre. Come l'hai superato? Diciamo che fare video per voi mi ha aiutato tanto in questa cosa. Poi mi ha aiutato chiaramente anche diciamo, stare in mezzo alle persone, andare al corso di pittura, roba così, anche questo mi ha aiutato. Domanda numero 6. Come hai capito che fare video ti piaceva? Praticamente, ve la faccio breve, c'era una persona che si spacciava per un'altra persona faceva atti di bullismo, seppur in maniera virtuale, e praticamente io, anche a costo di perderci la faccia, ho fatto io un video in cui, in un certo senso, andavo a parlare male di questa persona affinché il suo canale venisse eliminato perché stava a rompere le scatole a un bel po' di persone. Mi sono divertita così tanto facendo quel video che poi tra l'altro l'ho pure rimosso e praticamente che ho detto forse potrebbe essere una mia strada, non lo so, vediamo. E poi mano a mano ho fatto altri video, altre cose e mi sono resa conto che mi piaceva fare video, mi piace parlare con voi. Domanda numero 7. Come hai scoperto la tua passione per la danza? Questa è una domanda un po' complicata perché io in realtà questa passione è sempre un qualcosa che mi è venuta naturale. Io quando ero piccola, spesse volte mio nonno mi faceva ballare e quindi ho sviluppato col tempo questa passione. Domanda numero 8. Perché non hai pensato di iscriverti in palestra? In realtà ci ho pensato, soltanto che le palestre nella mia città, diciamo, le persone che ci vanno hanno tutti la puzza sotto il naso. Domanda numero 9. Come hai scoperto la tua passione per la pittura? Mio padre, per chi non lo sapesse, dipinge, fa i quadri, quindi me l'ha trasmessa lui. Domanda numero 10. Com'è frequentare il corso di pittura? Io ci dovrei mettere com'era perché da un anno e mezzo non ci vado più perché per via di questa emergenza l'insegnante ha deciso di sospendere il corso. Non si sa quando ricominceremo, come ricominceremo e se ricominceremo. Però posso dire che era piacevole passare una serata diversa dal solito, questo sì. Domanda numero 11. Come è stato firmare autografi? Allora, è stato strano, cioè nel senso che quando ho fatto la mostra di pittura, che le persone mi hanno chiesto l'autografo, io non me l'aspettavo minimamente. Secondo, mi tremava tutta la mano, però è stato bello, cioè mi sono sentita una celebrità, in parole povere.
È stato bello, infatti spero che un giorno tornerò a firmare autografi, magari, che ne so, facendo altre mostre, scrivendo libri, finendo anche, perché no, in qualche programma televisivo per talento. Perché no? Mai dire mai nella vita. Domanda numero 12. Come ti è venuto in mente di registrare i video divenendo attrice per un giorno? Allora, in realtà non è che proprio mi è venuto in mente, semplicemente che io c'era una persona che mi faceva impazzire a me, cioè che aveva cominciato a minacciarmi. Io ho dovuto recitare varie parti per far impazzire questa persona. Mi sono resa conto. Anzi, il mio ragazzo si è reso conto che ero brava a recitare e quindi mi è venuta l'idea, ma facciamo un video del genere, anche perché mancava nel canale. Tutto qui. Domanda numero 13. Ti piace recitare? Ragazzi, a me è sempre piaciuto, soltanto che avendo sofferto di mutismo selettivo pensavo che magari non potevo fare strada nella recitazione, perché nella recitazione è importante che bisogna parlare. Però se tu c'hai un problema che non ti fa parlare, quindi automaticamente pensi che magari non è la tua strada. Adesso per fortuna il mutismo selettivo l'ho superato, quindi penso che oltre alla danza mi darò anche alla recitazione. Perché no? Domanda numero 14. Ti piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo? Sì. Mi piacerebbe perché non lo so, cioè mi piace perché comunque mi piace ballare, mi piace recitare, quindi è chiaro che mi piace anche lavorare nel mondo dello spettacolo. Poi comunque tenete presente che gli attori comunque o i ballerini guadagnano pure dei soldi per fare quel lavoro, quindi potrebbe essere anche un lavoro a tutti gli effetti. Certo, non è che io pretendo di fare quel tipo di lavoro, cioè nel senso che se mi capita per esempio un lavoro come fruttivendola, come commessa, io lo vado a fare, però vi sto dicendo il mio ideale di lavoro, vi sto dicendo il mio ideale di lavoro, sto qui. A che età la tua prima cotta? Questa è la domanda numero 15. Praticamente a che età? Avevo 15 anni. Praticamente in prima superiore c'era questo ragazzo, io subito l'ho notato, mi piaceva perché era alto, biondo, sembrava il principe azzurro de delle favole. Soltanto che poi lui praticamente ha cambiato sesso. Sì, è diventato una donna, parole povere. Domanda numero 16. Come è stato finire in TV? Non lo so, cioè nel senso per me è stato bello, però purtroppo, dico purtroppo, ci sono state delle persone che mi hanno criticato per quello, però io penso che queste persone criticano sempre, perché c'è sempre l'imbecille di turno che ci va sempre a dire male, però noi dobbiamo sempre fare quello che ci dice la testa a noi, tanto alla fine il problema è di queste persone, non è nostro, noi nella nostra vita facciamo quello che ci pare. Domanda numero 17. Ti aspettavi di finire in TV? Sinceramente no. Però ovviamente avrei dovuto immaginarlo che se mi mettevo con un ragazzo che era già finito in televisione, prima o poi quello lì avrebbe trascinato pure me nel mondo della televisione. Però non me l'aspettavo che succedeva così presto, ma non me l'aspettavo proprio. Cioè, scusate, ma non me l'aspettavo. Cioè, non lo so perché, però non me l'aspettavo. Domanda numero 18. Com'è stato fidanzarsi in una diretta televisiva con un pubblico che sai che ti sta guardando? Allora, in realtà io quello che posso dire è che quando sono finita in televisione la prima volta non sapevo di stare in diretta. Infatti nel video in cui ero finita in televisione ve ne avevo anche parlato. Quindi in realtà è stato normale. Però poi quando il conduttore del programma mi dice: saluta il pubblico perché sei in diretta. Chiaramente è stato strano.
Sinceramente, come sapete, prima di lui ho avuto altre due storie d'amore, però non mi mancava questa cosa di fidanzarmi in diretta e non mi aspettavo che un giorno sarebbe successo questo, a meno che io non andavo uomini e donne, non mi aspettavo una cosa del genere. Praticamente abbiamo rifatto una versione abruzzese di uomini e donne. Vediamo un pochettino cosa c'è ancora. Domanda numero 19. Farai il video del tuo primo incontro col tuo ragazzo dal vivo? Allora, sinceramente io vorrei farlo, però non dipende solo da me, ma dipende anche da lui, perché chiaramente se io voglio ma lui non vuole, non posso costringerlo. Io posso provare a chiederglielo, vedere cosa ne pensa lui e poi magari, sperando che se dice di sì, lo vedrete proprio dal vivo nel canale. Proprio l'incontro, il primo incontro. Vediamo. Domanda numero 20. Tornerai in televisione? Ragazzi, io questo non vi so rispondere. Non so rispondere a questa domanda perché in realtà, per qualche strano motivo, la persona che faceva questo programma non fa più il programma. E sia io che il mio ragazzo non sappiamo perché. Cioè, mi auguro che lui stia bene, perlomeno questo, perché la nostra preoccupazione è che abbia dei problemi molto seri dovuti a questa pandemia, però noi non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quindi l'importante comunque è che lui stia bene. Poi è chiaro che se lui dovesse rifare di nuovo le dirette televisive, penso che ci rivedrete di nuovo in televisione. Domanda numero 21. Ti piacerebbe diventare famoso un giorno? Sinceramente, questo è un sogno che io ho, sinceramente. Ma non diventare famosa a livello che non posso neanche uscire di casa perché le persone mi fermano, gli autografi e le telefonate e i mazzi di fiori, non a quel livello là, magari a un livello leggermente inferiore, cioè tipo esci tranquilla, la gente non si ferma, però ogni tanto magari qualcuno ti riconosce per strada. A questo livello qua mi piacerebbe. È già successo in realtà che qualcuno mi riconoscesse nel mio paese, Torre Bruna, delle persone in passato, prima di questa pandemia, che io non conoscevo, si sono fermate perché mi avevano riconosciuto. Chiaramente un paese è diverso rispetto a una città. Infatti la città, la gente si fa più i cavoli suoi, cioè anche se ti riconoscono, però non te lo vengono mai a dire. Infatti non vi nego che io il giorno dopo che sono finita in televisione, come sono uscita, sono andata a fare la spesa, c'erano delle persone che mi fissavano e io ho pensato subito, queste persone mi stanno fissando, ma proprio mi fissavano per fissarmi. Se persone mi stanno fissando perché magari o mi hanno visto in televisione o seguono il mio canale e quindi forse sanno chi sono. Però chiaramente in una città la gente non si ferma come in un paese. Però secondo me queste qua sapevano benissimo chi ero io. Perché mi fissavano proprio incuriositi, capito? Su di me. Quindi secondo me avevano capito. Domanda numero 22. Se tu potessi scegliere se diventare famosa ma rinunciare all'amore o rimanere con l'uomo che ami ma rinunciare alla fama, cosa sceglieresti? Ragazzi, senza ombra di dubbio io scelgo sempre e comunque l'amore. Certo, se si può ottenere tutte e due è meglio, però se devo scegliere, cioè sul piatto della bilancia, l'amore. L'amore vince su tutto. Domanda numero 23. Il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è chiaramente avere una mia famiglia, roba così. Invece, in senso diciamo artistico, mi piacerebbe continuare con quello che sto facendo, magari ottenere un po' di successo. Chiaramente. Domanda numero 24. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? Allora, quest'estate mi piacerebbe andare. Sinceramente non ve lo so dire, cioè non lo so. Non lo so perché non so quelli del governo cosa stabiliscono,
Perché sì, vogliono riaprire, così dicono, però alla fine bisogna vedere se poi lo fanno per davvero, perché se poi per andare all'estero ci devi fare, che ne so, 10 giorni di quarantena quando torni, quindi ti perdi praticamente l'estate, ti perdi, perché se per esempio, dopodiché che fai? Cioè a luglio per esempio vuoi andare al mare, ma no, devi stare a casa perché prima sei stato in vacanza, no, non conviene. Oppure se devi andare all'estero, ma ti impongono lì che prima di uscire ti devi fare la quarantena, no, dipende da come si evolve la situazione. A me piacerebbe girare il mondo, però fatto con una certa logica, chiaramente, quindi vedremo, vedremo. Non vi nascondo che se per caso quest'estate con il mio ragazzo andremo da qualche parte, potrei anche registrare uno speciale. Potrei. Devo vedere lui che ne pensa. Però è tutto da vedere e stabilire. Domanda numero 25. Come stai vivendo questo periodo di pandemia? Ragazzi, malissimo, malissimo. Io fino a un anno e mezzo fa avevo una vita. Andavo a pittura, andavo al Tricolore ad allenarmi, andavo a fare le gite, viaggiavo. Adesso non faccio niente più di tutto questo. Cioè, sto praticamente, letteralmente chiuso in casa. Anche se mo si potrebbe uscire, però ho paura del contagio, quindi cerco di uscire per motivi, diciamo, seri. Domanda numero 26. Sei stata vittima di una relazione tossica? Che consiglio dai ad altre ragazze che si trovano o si sono trovate nella stessa tua situazione? Allora, ragazzi, per chi si trova, nella mia situazione, quella che ho vissuto io anni fa, denunciate, non abbiate paura, ma denunciate. La prima violenza che vi fa il vostro uomo, anche se è una violenza psicologica, non abbiate paura a denunciare, perché quello non è amore. Invece, per chi magari c'è passato, però non ancora supera, io vi consiglio, affidatevi a qualcuno competente che vi aiuti a superare questo brutto periodo. Domanda numero 27. Come ti vedi tra 10 anni? Allora, io mi vedo sinceramente sposata con l'uomo che amo, con dei bambini e poi mi vedo anche magari che avrò partecipato a qualche programma televisivo di talento. Magari sarò diventata un po' più famosa rispetto a come sono oggi. Però, non so, avrò fatto sicuramente altre mostre di pittura, perché no? Così mi vedo tra 10 anni. Domanda numero 28. Secondo te che cos'è l'arte? Allora, l'arte è un qualcosa che si trasmette agli altri e voler trasmettere, diciamo, una propria emozione. Questa è l'arte. Domanda numero 29. Farei altri video con tuo zio? Ragazzi, io non lo so, perché mio zio, chiaramente, quel video là non è che lui lo voleva fare, semplicemente che io gli ho voluto fare uno scherzetto e l'abbiamo pubblicato. Però non lo so se magari lui se la sente di fare dei video, altri video con me, non lo so, ragazzi. Posso provare a convincerlo, anche perché è rimasto molto simpatico sul canale, perché lui sa rimanere simpatico, quindi potrebbe anche essere, diciamo, che si apra una rubrica chiamata direttamente testimonianza di mio zio. Quindi staremo a vedere. Domanda numero 30, che è anche l'ultima domanda. Com'è stato passare per la seconda volta il compleanno a casa da sola? Allora, in confronto a 2 anni fa, chiaramente che la mia casa era sempre piena di gente, è stato un pochettino, non so, sono stati 2 compleanni diversi, che io non immaginavo così. Però in realtà, diciamo, l'ultimo compleanno è stato il più bello della mia vita, perché anche se non è stato presente, il mio ragazzo comunque mi è stato vicino con la videochiamate, mi ha fatto delle sorprese. Cioè, non ho mai ricevuto tutti questi auguri che io vi ringrazio ancora di cuore, quindi è stato il compleanno più bello della mia vita. Invece quello dell'anno scorso no. Perché oltre a stare, diciamo, in quarantena, proprio quarantena per
essere in quarantena, se vi ricordate bene, mi era anche morta Neve. Quindi l'ho passato a piangere. Invece quello di quest'anno è stato il più bello della mia vita, veramente. Anche se sono stata a casa, non sono uscita, però è stato stupendo. Stupendo, veramente stupendo. Ragazzi, il video termina qua. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale.